Buonasera, finisce 0-0 l'incontro tra Akragas e Catanzaro allo stadio Esseneto di Agrigento. Ivan, insomma, il Catanzaro dimostra una netta superiorità rispetto all'Akragas che francamente ha dimostrato di essere poca cosa. Commento tecnico, Ivan. Ma Roberto, abbiamo visto una partita abbastanza bloccata. Il risultato di 0-0 alla fine rispecchia l'andamento complessivo della gara. Eravamo venuti per non prenderle, si capiva chiaramente dal modulo e dagli uomini scelti da Somma. E alla fine è finita 0-0 con, secondo me, un bel po' di rimpianti perché la partita era alla portata del Catanzaro e perché Giovinco a un quarto d'ora dalla fine ha avuto forse l'unica vera clamorosa occasione da gol, Doppia. doppia occasione da gol. Nel primo caso ha tirato addosso al portiere dell'Akragas, nel secondo caso a porta vuota ha calciato sull'esterno della rete. Somma ha confermato questo modulo che non convince onestamente noi, ma più o meno tutti gli addetti ai lavori. Si continua con questa difesa a tre, sempre con i soliti interpreti. Oggi non abbiamo capito la scelta di Pasqualoni al posto di Esposito. Infatti poi nell'intervallo Somma è corso ai ripari, nel secondo tempo Esposito ha dato sicuramente maggiore spinta sulla fascia destra e qualche occasione da gol è arrivata, una anche tra i suoi piedi, ma poi l'ha sprecata calciandola fuori. E Baccolo è stato avanzato sulla linea della tre quarti con l'attacco, il microattacco Kunsi Giovinco, che, come dire, ha infastidito ben poco la difesa dell'Akragas e non ha creato di fatto palle gol. Le uniche palle gol sono arrivate nella ripresa quando finalmente il mister ha deciso di inserire un vero attaccante, Sarau, al posto di Kunsi, che ha, diciamo, offerto un paio di sponde molto interessanti, tra cui quella sprecata clamorosamente da Giovinco. Resta un po' di amaro in bocca, no? Perché abbiamo visto che il Catanzaro ha tenuto bene il campo, non ha rischiato mai, forse si poteva rischiare qualcosa in più, e invece insomma, Somma ha tirato i remi in barca. Abbiamo visto i giocatori perdere anche un po' di tempo per arrivare allo 0-0, e insomma ci resta così un po' di amaro in bocca per 2 punti persi, forse. Sì, Ivan, hai centrato due aspetti importanti, questo incaponirsi di Somma sul modulo, questo 3-4-1-2, aggiungo questo turnover, secondo me è un limite, questo turnover che lui si è, incaponito appunto a proporre Pasqualoni per Esposito, che poi alla fine ha dimostrato di essere veramente in palla, quindi non abbiamo capito il perché. Mi viene da pensare anche alla coppia d'attacco Kunsi Giovinco. Giovinco. Francamente, tu hai chiamato micro attacco, infatti, durante il primo tempo obiettivamente non c'erano centimetri in aria e quei pochi cross che riescono ad arrivare, anche perché questo è un limite del Catanzaro, non riuscire veramente a far arrivare un cross dignitoso in aria. Insomma, tutta una serie di errori imputabili dal punto di vista tecnico, evidentemente al mister. Ma voglio ritornare su questo turnover. Perché questo turnover inspiegabile a volte? Beh, naturalmente noi, come dire, con Salvatore Ferraggi in settimana seguiamo gli allenamenti e molto spesso vengono provate alcune Soluzioni. situazioni di gioco che poi puntualmente vengono smentite la domenica. Comunque, cerchiamo di trovare anche qualcosa di positivo in questa partita. Carcione. Sicuramente l'esordio di Carcione, che ha giocato per 90 minuti, naturalmente al piccolo trotto, Forse il migliore in campo, però direi. sicuramente il migliore in campo, ha preso le chiavi della regia e soprattutto ha dato, come dire, sicurezza. L'abbiamo visto sbracciarsi verso i compagni, sistemarli in campo, insomma un vero leader che forse mancava. E poi anche la bella notizia, dopo 5 mesi dall'infortunio con l'ischia, del rientro in campo finalmente di Maita, anche se Praticamente ha calcato solo centimetri di Esatto, ha campo, giocato solo gli ultimi 2 minuti di forse recupero. meno. Forse meno, una sostituzione tattica chiaramente per perdere tempo. La classifica l'abbiamo vista, ancora mancano naturalmente le partite del tardo pomeriggio e della serata. Il Catanzaro è terz'ultimo con 4 punti in classifica. È stata interrotta questa emorragia di risultati, queste 3 sconfitte consecutive che rischiavano anche di far saltare la panchina. Vediamo che cosa succederà. Domenica ci aspetta il Taranto in casa alle 20:30. Ci saranno naturalmente Salvatore Ferraggine e Francesco Pansa. Io voglio ringraziare
ringraziarti, rimando per tutti gli approfondimenti sulla homepage di uscatanzaro.net e naturalmente l'ultimo plauso, diciamo, della giornata la faccio come sempre ai 35-40 tifosi del Catanzaro che anche oggi sono sobbarcati un lunghissimo viaggio per arrivare in una Agrigento che ci ha regalato una Caldissima. giornata francamente estiva con oltre 30 gradi. E Tasso di umidità terribile. da qui vi salutiamo e vi rimandiamo agli approfondimenti sulla home di Buonasera. uscatanzaro.net.